In questo filmato possiamo osservare la Terra, che occupa per circa 2/3 il campo visivo, e nell'angolo in alto a destra lo spazio esterno. Mentre il Discovery si trova a sorvolare l'Australia, la sua telecamera inquadra un notevole numero di oggetti che fluttuano nello spazio. Ad un certo punto vediamo comparire dal nulla una sfera che inizia a percorrere una traiettoria parallela all'orizzonte del pianeta. Improvvisamente cambia direzione, compiendo una rapida virata con angolo negativo in direzione dello spazio esterno e ad una velocità che è stata stimata intorno ai 90.000 km orari. Possiamo notare un istante dopo che la sfera ha iniziato la sua virata un bagliore e subito partire nella stessa direzione dell'oggetto alcune scie meno evidenti ma altrettanto veloci. Rivedendo la scena possiamo renderci conto che nella parte destra dello schermo, leggermente più in basso rispetto alla precedente, un altro oggetto entra in campo con una traiettoria inclinata verso il basso per poi deviare verso l'alto, quasi nello stesso momento in cui il primo oggetto compie la stessa manovra. Anche in questo secondo caso possiamo notare il bagliore ed una scia che si dirige verso la traiettoria del velivolo in esame. Rivediamo queste eccezionali riprese ingrandite e a velocità accelerata per valutare meglio la dinamica complessiva dello scenario incredibile che si prospetta ai nostri occhi. Riteniamo che parlare di rifiuti spaziali o di satelliti artificiali per giustificare quanto avviene sia del tutto fuori luogo. Il professor Jack Asher, fisico ed astronomo dell'Università di Omaha, nel Nebraska, ritiene che ci troviamo davanti ad un attacco con armi ad energia, facenti parte dello scudo stellare messo in opera dagli Stati Uniti. Una chiara dimostrazione della segreta metodologia ostile messa in atto dai governi nei confronti di queste civiltà. Questo evento fa parte della sequenza precedente ed è stato ripreso nel momento in cui la telecamera veniva riportata dentro lo scafo della navetta spaziale. Possiamo vedere un oggetto triangolare molto simile ai velivoli ripresi al fianco dell'Apollo 17 e sopra i cieli del Belgio e del Messico. Il movimento non è proprio dell'oggetto, ma è dovuto allo spostamento della telecamera. Queste immagini fanno sempre parte della missione della navetta Discovery e sono girate nel momento in cui lo shuttle si trova sopra l'Oceano Indiano. Nuovamente lo scenario che ci si presenta ha dell'incredibile. Possiamo vedere infatti vari oggetti dal movimento inusuale attraversare lo schermo con modalità che ne denotano la natura anomala. Notiamo ancora che un notevole numero di vere e proprie saette bersagliano gli oggetti che stanno volando nella stratosfera terrestre. A questo punto riteniamo superfluo descrivere ogni singolo evento.